Buonasera e benvenuti alla consueta conferenza stampa di presentazione del Mediterraneo Festival Court. Dico consueta, ma ovviamente quest'anno la conferenza stampa ha un significato particolare perché da oggi ufficialmente il Mediterraneo Festival Court inizia un nuovo percorso nella città di Scalea. Allora, ovviamente nella conferenza stampa vi racconteremo cosa accadrà in questi giorni del festival e vi racconteremo ogni singolo aspetto di questo festival che, come dire, muta location ma non cambia ovviamente la sua ragion d'essere, cioè quella di promuovere il cinema, l'arte, la cultura, la bellezza. Il primo ringraziamento va ovviamente a chi ci ospita, a questa splendida location del Grand Hotel De Rose. È anche un po' difficile concentrarsi qui con questa piscina a pochi metri perché verrebbe voglia di veramente di tuffarsi. Potrebbe essere un'idea per il finale della conferenza stampa, che a livello mediatico sarebbe un bel colpo. E ovviamente la città di Scalea, a mio fianco il sindaco a cui fra poco darò la parola, e ovviamente tutti i presenti al tavolo che magari presenterò man mano. Devo ricordare ovviamente che oltre al comune di Scalea il Mediterraneo Festival Corto ha il sostegno della Calabria Film Commission, leggo la dicitura esatta, attraverso l'avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2023. Allora io darei subito dalla regia, mi hanno detto che devo stringere perché ovviamente siamo già partiti un po' in ritardo, poi ci sono diversi interventi, quindi io darei subito la parola al padrone di casa, al sindaco Giacomo Perrotto, sindaco di Scalea. Grazie e benvenuti a tutti, un ringraziamento al Cinecircolo Maurizio Grande che quest'anno, bontà sua, ha deciso come location Scalea che si è presentata con il suo abito più bello. Il nostro abito più bello è il mare, la torre che ci fa da guardia e questa meravigliosa piscina del Grand Hotel De Rose, che come dicevo prima è uno degli hotel storici di Scalea. Che dire, Scalea è onorata di ospitare la prima di queste tante edizioni che sicuramente saranno presenti a Scalea. Ci tengo a ringraziare, ho conosciuto stasera Valentina Bisti, Isabella Russinova, il fotografo di tantissimi film, poi sì, lo presenteremo. Che dire, l'onore per noi è grande, soprattutto per elevare quello che può essere l'offerta di Scalea. Abbiamo un cartellone quest'anno molto ricco, molto vario, molto interessante e ripeto, ancora una volta devo ringraziare, ci tengo a ringraziare l'amministrazione tutta perché ha da subito, immediatamente colto l'importanza di questa manifestazione. Un ringraziamento a chi per la prima volta ti ha portato in comune, quindi Gaetano Bruno, che da lungimirante qual è, ci ha proposto questo Mediterraneo Festival Corto. Io dico questo perché noi abbiamo pensato, ma cosa sarà? Vedremo cosa sarà, sicuramente è una delle manifestazioni di punta dell'intera Calabria, non peraltro anche c'è il patrocinio della Film Commission. Quindi io non posso far altro che augurarvi questi 4 giorni ricchi di cultura per un segmento che è quello del corto, forse poco conosciuto, ma avremo sicuramente modo di apprezzarlo. Quindi un saluto anche alla mascotte, ieri mi ha portato i saluti, è un tipo che non disturba, quindi dove lo metti sta. Quindi questo ci fa anche ben sperare che questo Mediterraneo Festival Corto possa un giorno arrivare oltre i confini del cielo. Io vi lascio dicendo buon festival a tutti e ci vediamo da domani sera nel meraviglioso centro storico di Scalea. Grazie ancora per essere qui. Ovviamente la conferenza stampa di presentazione, ma già oggi entriamo nel vivo della manifestazione perché subito, immediatamente dopo, ci sarà l'inaugurazione della mostra della mica e bravissima fotografa Katia Grosso con le bellissime fotografie di scena del film L'ultimo re. Abbiamo qui la produttrice del film, dopo
con cui dopo parleremo, Isabella Russinova. Allora, il mega direttore galattico del Cinecircolo, Ciro Astorino. Mega direttore, mi ricorda era aperto. Grazie. Era aperto. Cosa sarà, dice il sindaco, lo vedrà. Noi siamo felici e orgogliosi di essere qui a Scalea, anche perché è stata dura fare una scelta da un paese come Diamante. Venire a Scalea è stata un po' dura nella scelta, però devo ringraziare il sindaco, devo ringraziare l'amministrazione comunale di Scalea perché ha creduto in noi, e sono felice ed orgoglioso anche perché devo dire che i limiti di spazio per la cultura non devono esistere, secondo me. Quindi il nostro Mediterraneo Film Court ormai ha superato quello che potevano essere questi limiti di spazio, per cui noi che crediamo nella cultura e soprattutto nella cultura dell'immagine, dei film, di questa cultura particolare, perché ovviamente poi è qualcosa che te li gusti con tutti i sensi, i film, quindi diamo è l'apice di quello che può essere l'evento culturale, quello del film. Per cui noi abbiamo abbracciato quest'idea di cominciare a viaggiare nel nostro territorio, ma anche fuori dai nostri confini, proprio perché vogliamo che questo Mediterraneo Film Corto venga a conoscenza di tanti, perché non può essere ormai un festival di nicchia, ma lo dobbiamo allargare, e per cui noi andiamo da questo momento, da quest'anno, vogliamo farlo quasi itinerante, questa è la nostra idea. Io ringrazio tutti quanti voi, visto che dobbiamo stringere, stringo. Ringrazio gli ospiti, come al solito, che vengono, che sono presenti al nostro festival, che sono ormai, fanno parte della nostra famiglia, noi quando ci muoviamo tutti quanti assieme, quindi ognuno per le proprie cose, per le proprie competenze ci muoviamo, e quindi ci fa piacere che abbiamo costruito questa cosa che ci piace tantissimo. Grazie. Ci vediamo già da stasera, ma poi fino al 9 saremo a Piazza Spinelli. Grazie. Vorremmo cominciare a sentire gli ospiti di questa edizione. È stato evocato prima, io darei la parola a Roberto Villa, fotografo tra gli altri di Pasolini, Dario Fo e tanti altri. Basterebbe già solo il nome di Pasolini, però ce ne sono tanti altri, Alberto Sordi ovviamente. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ecco, io ho smesso di fare il fotografo nel 1984, l'ho fatto per 15 anni, punto e basta, ma ero fotografo anomalo, anziché guadagnare sulle foto spendevo cercando di fare le foto ai personaggi importanti. Nel 99% dei fotografi cercavano di fare la moda, io avevo molta vergogna a fare la moda, la ritenevo non adatta a un presuntuoso come io ero allora, e quindi facevo i grandi personaggi. Quello che ho fatto è quelli che hanno già citato, Pasolini, che ho seguito su Il fiore del mille una notte per 3 mesi e mezzo in Persia, l'ho seguito con mia moglie l'anno scorso andando in Persia, oggi Iran, a portare l'omosessuale Pasolini con una mostra, la più gigantesca mostra mai fatta per un autore cinematografico italiano in assoluto. Nessun autore italiano ha ricevuto una mostra fatta di 422 fotografie da 2 metri ciascuna, 5.000 persone entrate in 5 ore. Ci sono dei, no, non è un vantaggio personale, è stata organizzata bene con mezzi stratosferici nel cuore dell'Iran a Teheran. Quindi il merito è quello di aver potuto lavorare con Pasolini, aver conosciuto lui
seguendolo giusto appunto in Persia. E l'abilità per evitare che ci fossero ricadute negative sul nome Pasolini è stata le foto di Roberto Villa in Persia. Quindi non, di chi erano le foto? C'era Pasolini. Quindi questo era il quadro. Il punto circa gli altri nomi che sono stati citati era quello che ho detto, anziché legarmi ad una routine fotografica abituale, ho preferito seguire i grandi nomi dello spettacolo di allora, che andavano da Gina Lollobrigida a Giorgio Albertazzi, che andavano da Dario Fo appunto a Pasolini e tanti altri che è inutile elencare. Ma questo è stato il quadro che mi ha consentito, per esempio, di seguire un film importante di un raffinato intellettuale che, mascheratosi da giullare, faceva il comico Alberto Sordi. Quindi questo film che io ho seguito perché conoscevo tutti gli episodi di quel film, perché li avevo letti sulla stampa degli anni in cui questi accadevano, ma come ha fatto Umberto Eco in un famoso lavoro uscito qualche anno prima che lui scomparisse, lui ne ha cambiato tutti i nominativi, facendo sì che le cose vere girassero. Nel caso di Umberto Eco era il film Il cimitero di Praga. Per chi avrà voglia di muoversi nella direzione della curiosità, potremo vedere le foto insieme e chiacchierarne. Grazie. Allora, voglio ringraziare la stampa presente, ovviamente innanzitutto i media partner, diciamo, della manifestazione, Radio DGS, saluto Francesca Mauno nella doppia veste di Radio DGS, ma anche per lo straordinario lavoro che fa per l'ufficio stampa, Alfredo Pagano per Telediamante, vedo di individuarli tutti, vedo Francesca Lagatta di fronte a me, qui faccio gli auguri anche per la reggente laurea. Ho visto Massimo Nocito, alzate la mano se mi dimentico qualcuno, perdonatemi, insomma. Parlo di stampa perché ho il piacere e il grande onore di avere al mio fianco indegnamente un molto noto del giornalismo italiano, che è anche un'amica del festival, la conoscete tutti per TG2, TG1, 1 mattina e tante altre cose, Valentina Bissi, che è anche il mio presidente, nel senso che io faccio parte coloro che giudicano i docufilm, sezione, con l'emozione, e gli do la parola con grande piacere. Grazie mille. Allora, mi riallaccio al discorso che faceva in parte il sindaco, che ho conosciuto questa sera, e mi diceva: noi in questi 2 anni abbiamo fatto molto, ma c'è tanto da fare per sistemare, risollevare, far guadagnare punti, diciamo, a questa splendida città. Io penso che partire dalla cultura sia fondamentale, quindi avere persone che arrivano qui e parlano ad esempio di film sia importante. Io vedo quanto la Lucania Film Commission si sia adoperata anche attraverso il cinema e sia riuscita a portare turismo, a portare tante persone, a conoscere una regione poco conosciuta. La Calabria è una regione straordinaria che ho cominciato a conoscere in realtà grazie al piccolo IT, alla Fondazione Rambaldi, che mi hanno invitato anni fa, e quindi anche il cinema, insomma, mi ha attirato in questa regione straordinaria che ho iniziato ad apprezzare anche quest'anno attraverso Linea Blu. Abbiamo fatto delle riprese qui e ho capito che voi calabresi amate questa regione, ma non ne parlate sempre bene. Perché c'è sempre qualcuno che dice sì, ma le cose non vanno, sì, però ci sono questi problemi. In realtà, ragazzi, abitate in una regione straordinaria, con tantissime sfaccettature: il mare, le montagne, le città, i borghi, la cucina. Veramente c'è tanto da raccontare, un patrimonio incredibile da valorizzare. Il festival spazia
spazia tantissimo, quindi non solo in Italia ma in giro per il mondo. Io ringrazio Francesco che mi ha voluto qui e ti ringrazio perché ogni volta che mi arrivano i corti da visionare i docufilm, per me è un viaggio in giro per il mondo straordinario che mi fa conoscere storie che non conoscevo, mi fa emozionare, e come giornalista mi fa anche molto riflettere e oltretutto ho avuto anche degli spunti, delle idee per fare dei servizi, esatto, quindi ti ringrazio per la possibilità che mi dai di viaggiare da casa in giro per il mondo e conoscere dei registi e dei fotografi straordinari, e credo che anche voi insomma dobbiate prendere il meglio di questo festival, che è davvero un modo per conoscere non solo la vostra regione ma tanti spaccati di vita in giro per il mondo. Grazie. Non ha bisogno di presentazioni neanche Isabel Russinova, una amica del festival ma una amica di questo territorio, e ne è testimonianza anche l'ultimo era il film che poi vedremo tra l'altro oltre alla mostra, e saluto anche Rodolfo Martinelli Cararesi che è stato anche era il co-sceneggiatore, se non ricordo male, del film, produttore e co-sceneggiatore. Con grande piacere do la parola a Isabel Russinova. Grazie, buonasera a tutti. Stavo ammirando questo luogo che è davvero magico e credo che sia veramente la cornice più adatta per inaugurare questa nuova edizione del Mediterraneo Festival Corto. È una location bellissima, Scalea la conosco, è incantevole come tanti luoghi della Calabria, anzi come tutti i luoghi della Calabria. Il Mediterraneo Corto Film Festival è un gioiello, è un gioiello perché in questi anni ha portato tanta cultura, tanta curiosità e ha fatto conoscere la Calabria in tutto il mondo, perché tutti i paesi che in questi anni sono stati rappresentati dai loro cineasti che hanno scelto di proporre le loro opere e di presentarle qui, hanno raccontato la Calabria fuori dai confini, e noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere i loro paesi e la loro cultura. Quindi quale veicolo più grande e più importante per pubblicizzare una regione e un luogo, se non quello di raccontarlo e farsi conoscere veramente in maniera internazionale, come lo sta facendo il Mediterraneo Corto Film Festival. In questi anni io sono stata coinvolta, felicemente coinvolta, in diverse edizioni come madrina, come giurata, e ho visto film molto belli, molto interessanti, e davvero era difficile giudicarli, sceglierli, per appunto la grande qualità che ho visto, e che sicuramente anche in questa edizione avrete occasione di seguire. Sono una grande amica e ammiratrice di questa regione, sono anni che la frequento, ho lavorato, ho avuto occasione, il piacere e l'onore di lavorare e di conoscerla abbastanza bene, ma è una regione talmente misteriosa e ricca di cose che sicuramente non basterà una vita per conoscerla a fondo. Sono orgogliosa di presentare, di riproporre il film L'ultimo re, che oramai è un film iconico e fa parte della storia un po' del cinema di questa regione, fa parte del cineturismo. Quindi grazie per l'attenzione, buona visione del mio film e buon festival. Ricordo che dopo, oltre alla mostra e al film, poi saremo anche allietati alla musica del maestro Romeo Lombardi. Allora, il premio Match News, il premio per la stampa, un altro evento che torna all'interno del festival, e qui c'è il presidente, il rappresentante Antonio Bartalotta.
Come? Devo spostare un po' dietro la cassa. Ah, ecco. No, vado dietro. Scusate se vi sto alle spalle, non è una minaccia. Allora, intanto buonasera a tutti. Volevo dare un suggerimento a me stesso, ma anche a chi raccoglierà questo suggerimento, perché la denominazione di questo festival è bellissima, Mediterraneo Festival Corto, ma nel corso dei giorni la sbagliamo tutti, perché viene denominata Mediterraneo Corto Festival, Mediterraneo Film, eccetera, eccetera. Però ecco, era per iniziare un po' in modo leggero e per ringraziare gli organizzatori per diciamo concedere ancora una volta, è l'ottavo anno che Match News assegna il premio stampa, e con tanta soddisfazione. Abbiamo quest'anno scelto ancora una volta un film italiano, è l'ottava volta che scegliamo un film italiano, ma non volutamente, perché quest'anno ha rischiato molto la scelta italiana, perché al secondo e al terzo posto sono arrivati due film bellissimi stranieri, che poi insomma avrete modo di vedere nei prossimi giorni. L'altro ieri ho avuto il piacere di intervistare Ferdinando Romito, che è il direttore tecnico della manifestazione, e in altre occasioni anche Francesco Presta. Mi ha colpito un aspetto che mi ha raccontato Ferdinando, cioè nella prima edizione sono giunti a questa rassegna 7 film, 5 da Diamante, uno da Belvedere e uno da Maiera, penso, quindi da Scalea. E allora poi ho fatto la domanda, ma quest'anno quanti ne sono arrivati? 355, cioè 355 film, e sono coperti tutti i continenti. Già questo è un grandissimo successo, perché nelle edizioni precedenti si è sempre superato il numero dell'anno precedente, quindi credo che già per questo risultato questo festival insomma è da applaudire già con questo numero, perché è proprio a Scalea ha toccato questo record, sindaco, quindi lei esordisce in questa manifestazione già con un record. Intanto complimenti per la location, è veramente emozionante, e poi si vede Diamante, da qui una prospettiva bellissima, perché c'è l'isola di Cirella con Diamante sullo sfondo, quindi veramente da brividi. Allora, buon festival a tutti, che dire, in bocca al lupo. Sì, dell'isola di Cirella, quale posto migliore appunto per vedere l'ultimo record? Sindaco, io volevo salutare gli amministratori di Scalea, però vorrei fare qualche gaffe perché io sono fuori dal mio habitat oggi, però vedo l'assessore alla cultura di fronte a me. Milano Carrozzini, c'è il presidente del consiglio comunale Gaetano Bruno, Luigi Cirilli, assessore al spettacolo sport, il vice sindaco Annelisa Alfano, Maria Teresa Faillace con la delega al centro storico, Gennarino Di Lorenzo al settore manutentivo. Chi manca? Nessuno, ci siamo. Dobbiamo fare l'appello. Davide, sì, no, assessore all'ambiente. Comunque siamo rappresentati in forza. Non è minoranza, è un'opposizione. La minoranza è brutto chiamarla minoranza, ma no, non, penso non ci siano. No. Va bene, allora entriamo proprio nel programma del festival, anzi nel concorso, con Ferdinando Romito, il direttore tecnico. Direttore tecnico sembra un po' Mancini, vale? Speriamo che vada bene il microfono, sì. Buonasera a tutti. Allora, sì, 32 nazioni partecipanti da tutto il mondo, 355 corti, come diceva Tonino, e come avevamo preannunciato nella prima conferenza stampa che abbiamo fatto del mese di marzo, se non vado errato. Tutti e 5 i continenti sono stati coperti, per così dire. Mi piace ricordare l'India, mi piace ricordare la Cina, mi piace ricordare il Guatemala, mi piace ricordare soprattutto l'Iran, con dei corti davvero eccezionali. E per ricollegarmi al maestro Roberto Villa, gli iraniani sono davvero bravi.
senza spoilerare niente, seguite le serate perché vedrete dei corti davvero davvero belli. Quest'anno è stato anche particolarmente difficile perché c'è stato un livellamento, chiaramente a livello non inferiore ma superiore rispetto agli altri anni, perché non ci sono stati dei corti che hanno spiccato in maniera così netta e decisa rispetto, diciamo, alla media o rispetto agli altri comunque bellissimi. Quindi è stato, le giurie hanno lavorato parecchio, hanno avuto un bel po' da fare. Vedremo domani, questo posso spoilerarlo senza dire ovviamente chi ha vinto, vedremo domani il docufilm che, a mio modo di vedere, non so se la Presidente di giuria Valentina Bisti è d'accordo, secondo me è quello il migliore che si è arrivato in tutte le edizioni. È stato davvero il più bello perché è davvero 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 toccante e vi auguro e vi invito a vederlo domani sera, perché ne vale veramente la pena, come ne vale la pena ovviamente vedere tutti quanti gli altri. Ricordo anche la sezione di Movie Theater, la Presidente di giuria è Isabel Russinova, e anche lì avremo un bel trailer. Questi non sono corti, sono trailer praticamente di spettacoli teatrali. Che cosa dire? Le altre sezioni sono ovviamente quelle canoniche, importantissima ma non più importante rispetto agli altri, se non per quello che rappresenta, è la sezione dei diritti umani, per esempio, e abbiamo Amnesty International dell'Italia che ci supporta e ci ha fatto da partner per questa sezione, e anche lì ne vedremo davvero delle belle, se così possiamo dire. Abbiamo Radio DGS con la sezione videoclip, abbiamo già detto di Meggi News, abbiamo le scuole istituzionali e scuole cinematografiche che hanno partecipato con diversi lavori, tutti quanti meritevoli di essere visti, di essere seguiti. Che cosa dire? Non mi viene in mente più niente, perdonatemi se ho dimenticato qualche cosa. L'animazione. Ecco, infatti dimenticavo l'animazione, me lo ricordano, mi perdoni il presidente di giuria Passepartout. È anche lì un film molto ma molto bello, molto, molto significativo. Vi ringrazio e da domani sera cominceremo le proiezioni con gli altri ospiti. Grazie ancora. Sempre a proposito degli amministratori, saluto nel pubblico, c'è anche il sindaco di Maiera, che salutiamo, il neo sindaco di Maiera, Ivano Russo. Sì, fatelo un applauso. Incoraggiamento per questo. La parola al direttore artistico Francesco Presti. Allora, grazie, buonasera, grazie di essere qui. Per i ringraziamenti ringrazio il sindaco e gli altri che hanno fatto già precedentemente, anche perché io non avrei ricordato tutti i nomi, però volevo ringraziare, a parte la struttura, volevo ringraziare Rosalinda, Maddalena e Giuseppe, che sono le persone che ci hanno supportato in questi giorni, supportato in questi giorni, che sono la direttrice e i responsabili dell'hotel, oltre alla signora Lucilla che ci ha accolto con affetto e tanta passione. Grazie a loro. Io spoilerò una cosa, non vi chiedo di cantare tanti auguri a voi, però vi chiedo un applauso, perché oggi abbiamo il piacere di condividere l'anniversario della signora Bisti, di Valentina Bisti, con il marito che è qui, ed è un piacere condividerlo con noi al Mediterraneo Festival Corte. Verrebbe da cantare tanti auguri a voi, però l'applauso va bene lo stesso. Detto questo, allora, il festival, siamo alla 13ª edizione, siamo felicissimi di essere qui a Scalea, già c'è stata una prima tappa a dicembre con la serata di solidarietà. Il festival si struttura su
5 serate, questa è la conferenza stampa, da domani saremo in Piazza Spinelli nel meraviglioso centro storico di Scalea. Rispetto agli altri anni abbiamo pensato di ingrandire gli appuntamenti iniziando dal pomeriggio con degli appuntamenti letterari nel chiostro, che è sempre bello entrare lì dentro, e avremo un critico letterario che farà un omaggio ai 100 anni di Teodoro Calvino con il barone rampante legato alla difesa e quindi collegato anche alla sezione diritti umani che è patrocinata da Amnesty International. Il giorno dopo avremo Eugenio Attanasio, che ha fatto un libro sul documentarista De Seta, e poi domenica avremo l'incontro direttamente con il maestro Villa, perché già da domani al chiostro chi vuole può ammirare gli scatti del film di Finché c'è guerra c'è speranza. Questo dalle 18. Poi per quanto riguarda il festival, dalle 22 saremo in piazza con la proiezione e la premiazione dei corti e gli ospiti che saranno con noi, e quest'anno ci sarà un dopo festival, ritorneremo al chiostro con dei gruppi musicali che faranno omaggio a colonne sonore, omaggio agli anni 70, ci sarà, molti li conoscerete voi, Salvatore Cauteruccio che è di Scalea, però ci saranno dei ragazzi, delle persone che sono professionisti nel mondo della musica. Saremo lì con un dopo festival, avremo la possibilità di conoscere meglio gli ospiti, di trasmettere, ci trasmetteranno sicuramente qualcosa, di incontrarli con una degustazione di vini dell'azienda Viti e Vini di Verbicaro, mentre in piazza a Piazza Spinelli volevo ringraziare anche la Birra Cala che sarà presente per tutte le serate. Dopo questa presentazione io voglio stringere, anche perché insomma siamo alla fine, dopo questo tavolo ci sposteremo nel salone sopra per l'inaugurazione della mostra del film L'ultimo re di Isabel Russinova, avremo modo di conoscere meglio questo film e anche l'attrice, ci sarà Romeo, adesso mi sfugge il cognome, che ci accompagnerà al pianoforte. Lombardi, ecco, mi sfugge di noi, ci accompagnerà al pianoforte, staremo un po' lì, poi riscenderemo in piscina che ci sarà un rinfresco e Dulcis in Vunto, vedremo il film L'ultimo re di Isabel Russinova. Io chiudo qui, vi saluto con un slogan che ha coniato l'attore, l'amico Emanuele Vezzoli, che da domani sarà qui, che lo ha coniato proprio per noi, per il festival, Gin Cinema per tutti. Bene, ha detto tutto Francesco, io lascerei concludere IT, ma lui dice solo telefono a casa, quindi va bene. Grazie a tutti, speriamo di non esserci dimenticati qualcuno nei ringraziamenti. Vedo nel pubblico tanti membri di giuria, non so se li vuoi. Va bene, work in progress. Grazie a tutti e buona serata. Valentina, lei nel corso della conferenza stampa ha detto: questa è una regione bellissima e forse i calabresi non sono pienamente coscienti del tesoro che hanno. Dovete prendere consapevolezza della bellezza di questo territorio, che ha tutto e non ha da invidiare niente a nessun'altra regione. C'è il mare, ci sono le montagne, ci sono i paesi, i borghi, la buona cucina, gente deliziosa, amorevole, quindi è una regione ancora da scoprire, e se voi calabresi prenderete consapevolezza del tesoro che avete in mano, allora volerete. Come presidente di giuria lei dovrà visionare i corti che sono arrivati un po' da tutta Italia, ce n'è qualcuno che l'ha colpita particolarmente? Ho visionato dei corti, dei docufilm, e posso dirvi che il vincitore è quello che mi ha emozionato di più, perché il regista è entrato dentro la storia, è entrato dentro le vite di alcuni personaggi, e davvero è una storia che non conoscevo, che arriva da molto lontano, non è una storia italiana, ma vale la pena di vederla e di... così, di pensare un attimo a quello che succede anche lontano da noi.
La leggo qua, birra cala, croce e delizie, più delizie però che croce, diciamolo. Sì, sono con il titolare Antonio De Cap. Decisamente sì, delizia, croce e delizia è un po' come la nostra terra, la Calabria è un po' così e birra cala porta in sé proprio quella che è la calabresità, radici calabresi, manodopera calabrese, un prodotto premium che sta avendo e riscuotendo tanto successo e che sta vicino alle manifestazioni di qualità che rendono e danno lustro a questa terra. Infatti voi siete qua al Mediterraneo Festival Corto perché sarete, come dire, gli sponsor del premio Giovani Talenti di Calabria, quindi sì, per premiare le eccellenze calabresi. Siamo qui proprio per questo, ancora di più per premiare i giovani che sono la vera linfa del futuro di questa terra, e quindi questo è anche un auspicio affinché la Calabria ritorni ad accogliere i figli di questa terra che spesso, anche se abbiamo atenei importantissimi e di eccellenza, scelgono altre città fuori da questa regione, e magari l'auspicio è che possano ritornare qui grazie anche ad aziende come sarà Birra Cala, che sono sempre costantemente alla ricerca di menti eccellenti che possono far sviluppare un brand che nasce con l'obiettivo di uscire dalle mura regionali già nei prossimi mesi. La Birra Cala ha delle tipologie particolari, abbiamo visto qua. Per esempio, noi che veniamo da Diamante, abbiamo visto quella al peperoncino che ci, insomma. Birra Cala infatti ha chiuso degli accordi. Tra questi c'è l'accordo con l'Accademia del Peperoncino, abbiamo prodotto un ale al peperoncino che ci sta dando grandi soddisfazioni, è una birra che tra l'altro, pur essendo piccante, incontra i gusti di tutti, quindi anche chi non mangia il peperoncino può bere questa birra percependo l'essenza del peperoncino, che è diventato ormai bandiera non solo di Diamante grazie al lavoro dell'Accademia, ma è diventata bandiera della Calabria, e noi utilizziamo solo ed esclusivamente peperoncino calabrese. Ultimissima domanda, progetti futuri, cosa, attività promozionali, cosa avete in mente di fare? Progetti futuri, abbiamo in serbo l'ampliamento della gamma, andremo su bottiglie da CL75, e questo sarà un progetto che porteremo assieme ad altre eccellenze calabresi di un altro settore. Non posso svelare di più perché è un bel progetto che stiamo condividendo con altri imprenditori calabresi, e entro fine anno lanceremo 5 tipologie di birra che incontreranno sicuramente il gusto degli intenditori non solo della birra, e non posso aggiungere altro. Va bene, in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie.